Ciao, anche quest'oggi siete stati tantissimi, come sempre ci salutiamo nel post per raccontarci un po' quello che ci siamo detti. Beh, ci siamo fatti gli auguri sicuramente di Natale, vi ho chiesto com'era andata, mi avete raccontato anche questi regali che avete ricevuto che magari non sono stati proprio il top, non vi sono piaciuti, come ad esempio il megalaturista che ha ricevuto questo zaino, insomma tutto colorato e che, come diceva lui, era da trekking con i colori rosso neri, a lui che è interista da una vita, da oltre 60 anni, oppure chi invece ha ricevuto un pigiama brutto, magari nero azzurro, e che quindi ha messo nell'armadio, come il maestro Domenico Guariglia. O chi ha ricevuto un libro che parlava di storia, ma in realtà erano informazioni sbagliate su quello che era la storia. Vabbè, insomma, in qualche modo abbiamo così raccontato questi regali non molto apprezzati, ma anche di chi, ad esempio, ha cambiato auto e che in qualche modo è rimasto contento, no, dell'acquisto fatto, e anche i ragazzi, perché è un modo per poter viaggiare tutti insieme e ripartire, ecco, perché questa è la ripartenza. Ma poi mi avete parlato, insomma, di quello che è stato il vostro pranzo di Natale, cosa avete mangiato, cucinato, chi invece come Pacchi che già è alla ripresa, insomma, di quello che è stato, di quello che sarà il cenone, quindi a iniziare a cucinare per il cenone. E poi si è parlato di viaggi, come sempre, Tartaruga che il 30 partirà, andrà sulla neve col suo camper e saremo curiosi di seguire anche le sue avventure, e chi ancora in qualche modo invece rimane a casa. O chi insomma con amici magari gioca e passa una serata, un fine 2021, inizio 2022, un pochettino alternativo. Mi avete raccontato anche un po' di paesi da visitare, sì, come vi dicevo io non ho trovato niente da andare a visitare, insomma, a fine anno, però magari andrò nella Liguria di Ponente, giocando un pochettino, ho fatto un piccolo scherzo, ma sì, nella Liguria di Ponente io ci vado. E magari tornerò ad Albenga e cercherò, insomma, di visitare qualche luogo, magari qualche posto nell'entroterra, perché ci sono dei borghi bellissimi come Finalborgo, come Triora, come Seborga, insomma. Questi alcuni li ho già anche visitati, per cui insomma mi piacerebbe, perché no, vedere e scoprire anche qualcosa d'altro, qualche camminata, raccontarvi qualcosa, perché mi avete detto che vi piace quando vi racconto, insomma, i luoghi, ma vi porto un pochettino a viaggiare, ecco, mettiamola così. Poi c'è chi ha detto, hai raggiunto 71.000 iscritti, insomma siete veramente tantissimi, ma siete stati tantissimi anche oggi, per cui grazie, perché insomma mi siete vicino e continuate a seguirmi. E poi io vi ho portato in quello che è la musica. E allora abbiamo ascoltato un brano di David Bowie dal film Absolute Beginners, e poi ci siamo ascoltati anche un brano dei Police, Every Breath You Take, che è stato uno, insomma, dei brani più, diciamo così, più storici proprio dei Police, scritto da Sting, e come dicevamo con una storia particolare, perché insomma non si parla solo d'amore, ma in realtà si parla sia sì della sua storia, del suo divorzio che avveniva in quel periodo, ma anche c'è chi dice che insomma in qualche modo raccontava anche un po' la storia della lotta degli operai di quel periodo. Quindi insomma anche in questo caso scopriamo anche dei temi un po' diversi legati a quelle che sono le canzoni. Niente, quindi intanto grazie ancora. E come sempre vi auguro un buon fine 2021, un buon inizio 2022, ci ritroveremo sicuramente nei prossimi martedì, e come sempre vi do appuntamento anche su Patreon, se volete venire a trovare, insomma, non solo radio, e poi se volete scrivermi o mandarmi delle foto dei vostri luoghi, del cuore, imhlib@libero.it. Vi mando un abbraccio, un bacio, e ci vediamo nell'anno nuovo.